La carambola tra la difesa del Bari e Tommaso Cancellotti restituisce giustizia alla gara del San Nicola. Un punto prezioso per il Teramo, meritato per quanto visto nella seconda parte della frazione, quando i cambi di Tedino hanno conferito nuova linfa al diavolo su un campo che lentamente tornava all'assoluta normalità dopo l'acquazzone pomeridiano. Ma soprattutto punisce un Bari che, trovato il vantaggio lampo con la girata bellissima di Antenucci, ha pensato di poter gestire per tutta la gara il risultato. Peccato capitale, che sarebbe stato vano però se il Teramo non avesse deciso ad un certo punto di levare gli ormeggi e gettare il cuore oltre l'ostacolo alla ricerca del punto che rende da ricordare il viaggio degli oltre 600 tifosi biancorossi e riporta sulla terra i Galletti, ormai distanti 10 punti dalla vetta e da una regina che domenica prossima farà visita proprio alla squadra di Tedino al Bonolis. La buona, anzi ottima notizia per il tecnico del Teramo è che l'organico ha mille risorse, specie in quei giovani sfrontati che stanno venendo fuori in maniera prepotente, oscurando in un palcoscenico come quello di Bari quei titolari in ombra per larghissimi tratti di match. Dietro Piacentini e Cristini sono praticamente imperforabili e spesso capaci di recuperare in situazioni delicate. Piacentini peraltro all'ottava gara da diffidato ancora una volta evita un cartellino giallo che gli avrebbe fatto saltare il big match con gli Amaranto. Sulle corsie laterali Settentardini è attento, Cancellotti al di là della rete conferma le propensioni di ala pura, ma specie nel secondo tempo, perché nel primo dalla sua parte c'è un pantano su cui è impossibile giocare. In mezzo però qualche nota stonata. Viero va meglio di un Arrigoni in ombra, ma mai quanto Mungo e Martignago che steccano l'appuntamento pugliese. L'ex Cosenza gioca su un terreno pesante che poco gli si addice, il numero 10 impalpabile, nonostante ci metta tanta buona volontà. E così serve la stazza di Cianci, che gioca a casa sua, per dare manforte a Magnaghi, fin lì troppo isolato. Il resto lo fa un pareggio, il secondo per 1-1 contro una big in grado di dare persino maggiore impulso ad un cammino, quello del diavolo, che adesso vedrà la prova delle prove. Domenica arriva la regina, uscire indenni o addirittura col bottino pieno sarebbe lo slancio verso un campionato che dopo le iniziali difficoltà si conferma sempre più di grande solidità per la banda di Bruno Tedino.